È un onore, un grandissimo onore averlo come ospite di apertura della prima edizione del Cortona Mix Festival Winter Edition, il professore, addirittura io direi una leggenda della musica italiana e della musica mondiale, un poeta assoluto, un grande scrittore, Roberto Vecchioni. È la storia di un amore, è la storia di una capacità di capire il senso anche dell'esistenza. Un ragazzino che a 12 anni, che faceva la, no, a 11 anni, no, facevo la seconda media, 12 anni, una volta per caso si imbatté in un libro strano di suo papà e guardò quelle lettere strane che c'erano dentro, che non erano affatto italiane, erano incomprensibili assolutamente, era un libro di grammatica greca, e vide quelle lettere, gli piacquero moltissimo, disse che belle, come vanno così e colà e su e giù, e chiese a suo padre cos'è sta roba qua, e suo padre gli disse questo è greco antico, lascialo perdere, non puoi capirlo, è una cosa complicatissima. E allora il ragazzino si fissò e disse come non puoi capirlo, mi fai questa, mi butti questa sfida qua. E quel ragazzino lì a 12 anni cominciò a tentare di leggere quelle lettere e poi lentamente a tentare di capirle, tradurle, e poi capì lentamente ancora di più che quelle lettere, non so quanti di voi le conosco ma non è importante, quelle lettere avevano un'armonia, un'accentuazione, una melodia, un ritmo particolare. Le sentiva benissimo mentre le leggeva e poi incominciò a tradurle con quel piccolo vocabolario che aveva e poi finalmente si fece regalare un vocabolario vero e le tradusse tutte. E quando aveva 13 anni lui sapeva quella lingua, che non era una lingua, era un mondo, il greco, cioè l'invenzione di tutto. L'analisi, la sintesi, l'inizio, la radice, la costruzione di tutto quello che sarebbe venuto dopo. E Shakespeare, e Dante, e Tasso, e Marlowe, e Racine, chiunque. Qualsiasi cosa sarebbe nata dalla mente degli uomini in seguito, era lì, all'origine, nel pensiero meraviglioso dei greci e della loro poesia, della loro intuizione della materia. Questo libro non è soltanto un grande atto d'amore per quello che io ho amato tutta la vita e ho insegnato tutta la vita, è un atto d'amore per la vita e per la morte. È una storia normalissima, di un papà e di un figlio. Il papà è un professore di greco, sfigato, incazzato, rovinato, distrutto, che non capisce il mondo, che è solo, non comprende una gioventù spaesata, inutile, buttata là, falsa e anche annoiata. E comunque è sfalsato nella sua vita, ha perso la sua donna, ha perso il suo posto, è impotente sessualmente, ce le ha tutte praticamente, però è sfigato al massimo del tutto. E il figlio ha una malattia particolare, il figlio è ammalato di progeria, che è una malattia che ti fa invecchiare precocemente, per cui a 17 anni ne ha 90. E allora questo è l'incontro dell'ultimo mese tra un figlio e un padre. E
il padre si accorge che deve dare al figlio tutto quello che non avrà mai nella sua vita. Deve spiegargli in un mese, fargli capire in un mese, fargli comprendere in un mese, perché è l'ultimo, quel che è possibile di fargli capire sulla bellezza dell'esistenza. E lo fa con tutte le cose che ha lui, e le sole cose che ha lui, e le uniche cose che ha lui, cioè l'amore per la poesia greca. E allora in un mese insegna, racconta al figlio quanto è bello il mondo, quanto è bella la vita, quanto è bella l'esistenza che lui non potrà mai avere, attraverso la poesia greca. E c'è una specie di miracolo in questo racconto, che poi è a due, perché il figlio risponde. Questo padre disinnamorato completamente della vita, che gli dà fastidio, lo rovina, lo distrugge, imparerà dal figlio ad amarla. E il figlio, che ha ovviamente paura della morte, imparerà dal padre a non averne paura, perché il motto fondamentale è che non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro si vive. E che invece di continuare a tormentarsi con un mondo assurdo, basterebbe toccare il corpo di una donna, rispondere a uno sguardo e scrivere d'amore, anche se si fa ridere, anche quando la guardi, anche mentre la perdi, quello che conta è scrivere e non aver paura, non aver mai paura di essere ridicoli. Solo chi non ha scritto mai lettere d'amore fa veramente ridere. Le lettere d'amore di un amore invisibile, le lettere d'amore che avevo cominciato magari senza accorgermi, le lettere d'amore che avevo immaginato ma mi facevano ridere, magari fossi in tempo, se avessi ancora il tempo per potertele scrivere.